il conflitto in Ucraina avrà ripercussioni pesanti, come si muoverà il sindacato? Ma intanto noi abbiamo fatto partire ieri un primo carico di aiuti per le popolazioni che sono scappate dall'Ucraina invasa. È ovvio che noi ci muoveremo, ci stiamo muovendo per portare solidarietà ai colleghi del sindacato che stanno combattendo spesso in Ucraina e faremo le pressioni sugli organismi internazionali affinché il processo di pace sia il più veloce possibile. Allo stesso tempo l'Italia e l'Europa si trovano di fronte ad altre sfide, prima fra tutte la transizione ecologica. Con il caro energia e la crisi della guerra, come rispettare gli impegni e le varie tappe? Noi chiederemo oggi a Timmermans di aprire una discussione che preveda il superamento del patto di stabilità, la possibilità di rifinanziare il Next Generation e di riutilizzare SURE Transition, cioè di utilizzare un altro programma SURE attraverso i fondi europei che dia la possibilità di intervento e di sostegno alla popolazione per affrontare, i lavoratori e le lavoratrici, per affrontare la crisi che deriva dalla guerra e ovviamente i costi della transizione energetica.